Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natasha in regia e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. In questo nostro appuntamento andiamo a ripercorrere che cosa ha detto Sua Eccellenza Monsignore Tommaso Valentinetti, Arcivescovo di Pescara Penne, al ritiro mensile del clero diocesano in cui si è parlato della carenza di sacerdoti anche a causa dell'età media elevata nella nostra arcidiocesi e della necessità di creare le unità pastorali. Ascoltiamo però l'incipit, cosa ha detto inizialmente all'inizio proprio del suo intervento, Sua Eccellenza Monsignore Tommaso Valentinetti. Allo stato odierno, la grazia e la provvidenza del Signore ci danno la possibilità di poter provvedere alle parrocchie di tutta la diocesi, e solo qualche parrocchia abbinata in un solo parroco, ma per la maggior parte, per la quasi totalità, potremmo dire il 97-98%, siamo provvisti di parroci rispetto alla presenza delle parrocchie, anche dove le parrocchie non hanno tantissimi abitanti. Quando le parrocchie hanno 1.200, 1.300, 1.500 abitanti, ringraziamo il Signore perché questo è possibile e questo direi è un dono che il Signore ci fa. Ma a meno di inversioni di tendenze che accadano nel più breve tempo possibile, mi riferisco a quest'anno, un altro anno, fra 2 anni, fra 3 anni, a meno di un'inversione di tendenze, noi purtroppo non abbiamo una quantità di seminaristi che si stanno preparando per il presbiterato per poter assicurare la presenza nelle parrocchie così come stiamo facendo adesso. Io mi auguro, perché la nostra preghiera sia incessante, pregate il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe, ma sicuramente se facciamo i calcoli nei confronti di quelle che sono le presenze sacerdotali, noi fra qualche anno avremo sostanzialmente, non dico moltissimi anni, ma intorno a una decina d'anni, avremo una presenza in diocesi di sacerdoti, mi auguro sempre in forze e sempre con capacità, direi, di impegno, ultra ottantenni. Per cui la media dell'età del nostro clero si innalzerà in maniera cospicua. Ma l'idea che in qualche modo dobbiamo accarezzare e l'idea su cui ci dobbiamo confrontare è proprio la possibilità di cominciare a pensare a delle unità pastorali. Che cosa sono le unità pastorali? Voi mi pare che negli anni scorsi, prima che io venissi a svolgere il mio ministero episcopale qui a Pescara, mi sembra abbiate riflettuto su questo tema all'interno del cammino di formazione e di informazione che avete avuto a livello diocesano. Ma dobbiamo affrontare questo tema e dobbiamo guardare attentamente a questa dimensione pastorale non solo perché l'età avanza dei presbiteri, ma dobbiamo guardare a questa ipotesi pastorale anche perché le sfide del futuro, facendo riferimento a quella che mi sembra, direi, il programma pastorale di Papa Francesco sull'esortazione apostolica Evangelii Gaudium, le nuove sfide che la realtà che ci circonda ci presenta, sono sfide che in qualche modo dobbiamo affrontare, sempre in rispetto a
quella che ormai è definita con una frase che bisogna capire abbastanza bene e soprattutto bisogna capire, direi in profondità, che è la frase che già Giovanni Paolo II ha usato più volte, che richiama l'idea della nuova evangelizzazione. Una nuova evangelizzazione non perché il Vangelo sia nuovo, questo lo sappiamo molto bene, perché il Vangelo era, è e sarà sempre lo stesso nella meditazione e nell'annuncio dei credenti nei confronti del popolo santo di Dio, ma soprattutto un annuncio che ci deve vedere maggiormente protagonisti nell'andare a portare il Vangelo a chi non lo conosce, a chi in qualche modo è completamente a digiuno della buona notizia, ma soprattutto andarla a portare, questa parola, questa nuova evangelizzazione, anche a quelli che consideriamo i cosiddetti fedeli, o perlomeno a quelli che consideriamo i fruitori delle nostre celebrazioni sacramentali e che molte volte ci lasciano purtroppo delusi e ci lasciano anche frustrati di fronte agli sforzi che noi facciamo per poterli coinvolgere il più possibile all'interno di un cammino di fede, ma che troviamo sempre in essi una dura resistenza. Tra le tematiche indicate da Monsignor Valentinetti, arcivescovo di Pescara Penne, c'è l'abbandono del post cresima e della comunione da parte dei giovani, ma anche l'abbandono da parte degli adulti e le difficoltà per i matrimoni, anche quelli che durano da lungo tempo. Dobbiamo metterci in direzione della riforma della Chiesa in uscita missionaria. Serve dunque una riforma della vita presbiterale, ha detto ancora l'arcivescovo di Pescara Penne, secondo cui se ne sta parlando nella conferenza episcopale italiana. A me piacerebbe, ha aggiunto il presule, se nelle foranie si impostasse l'idea di far partire delle possibilità da attuare poi in alcuni anni. Vi prego, ha detto, rivolto al clero diocesano, di non fare ipotesi Cicero pro domo sua, facendo finta invece di essere di non essere più parroci di una parrocchia, ma respirando un'aria di confronto con la realtà in cui la parrocchia è inserita. Non è facile per Monsignor Valentinetti pensare alle unità pastorali per alcuni motivi, perché solo un sacerdote fa da moderatore e ne ha la responsabilità, anche se possono farne parte anche due o tre sacerdoti. Va vissuta un'esperienza di collaborazione, non frutto di una sola mente, ma una collaborazione appunto fruttuosa. Non siamo abituati, ha aggiunto ancora l'arcivescovo di Pescara Penne, a stare insieme, ma è una conversione pastorale che dobbiamo fare, anche perché la collaborazione, dove si è fatta, ha portato frutto. E poi serve anche, secondo Monsignor Valentinetti, una collaborazione con i laici al livello parrocchiale, zonale, quindi a livello di forania, e a livello diocesano. Serve un loro inserimento, aggiunto, in tanti settori, dalla catechesi al sociale. È fondamentale che ogni parrocchia abbia un ottimo consiglio pastorale o un consiglio di unità pastorale, o che ci sia appunto un consiglio di unità pastorali che sappia prendere decisioni per la vita della zona. Il Consiglio Affari Economici è obbligatorio, ha ricordato Monsignor Valentinetti, come prevede il diritto canonico. Quello pastorale invece è stato reso obbligatorio proprio dall'arcivescovo nella nostra arcidiocesi, e il presule ha anche espresso l'auspicio che esso si riunisca nelle parrocchie dove c'è almeno una volta ogni due mesi.
Tra l'altro, Monsignor Valentinetti ha ricordato le indicazioni giunte dal Magistero della Chiesa proprio per quanto riguarda la vita pastorale e ha detto di approfondirle per amore alla Chiesa e anche per modificare alcuni atteggiamenti che talora si riscontrano e che non sono al servizio di quella Chiesa in uscita di cui tanto parla anche Papa Francesco. E poi servono ancora, ha detto Monsignor Valentinetti, operatori pastorali maturi e responsabili. C'è a questo riguardo l'Istituto di Scienze Religiose Toniolo, anche se il suo percorso riguarda un percorso di 5 anni. Nelle unità pastorali poi occorre prevedere attività in comune, come la preghiera e la formazione dei catechisti, ma anche una pastorale giovanile adatta ai tempi che viviamo. Ascoltiamo su questo punto Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti. Io in parrocchia, nella visita pastorale, trovo i giovani, ma attenzione, io trovo i giovani massimo fino a 18 anni. Non trovo certamente giovani dai 18 ai 25 ai 30 anni. Dove sono questi giovani? Voi mi direte il venerdì sera e il sabato sera a Via delle Caserme e io sono perfettamente, direi, concorde con voi. Però una pastorale giovanile che sia efficace e sia capace di attirare i giovani a una vita di fede è fondamentale. E non basta la buona volontà dell'ufficio della diocesi, ma una pastorale giovanile va ripresa, fondamentalmente ripresa dentro le zone pastorali per creare anche comunità, per creare anche comunione, perché 3-4 giovani da soli non fanno primavera, ma 20-25 giovani 20 giovani insieme fanno primavera e faranno anche estate se imbroccano la strada giusta. Naturalmente con una metodologia pastorale che sia adatta alla loro persona. Non è più il tempo dell'incontro frontale, cioè io parlo e voi ascoltate. Bisogna trovare anche delle metodologie attente alla possibilità di un coinvolgimento e di un ascolto. Altro tema caldo è la pastorale familiare. Anche qui ascoltiamo che cosa ha detto l'arcivescovo di Pescara Penne. Questa, ringraziando il Signore, è una pastorale molto viva all'interno delle nostre comunità parrocchiali e all'interno della vita diocesana. Io, facendo la visita pastorale, trovo ancora corsi di preparazione al matrimonio dove ci sono semplici conferenze fatte da qualche esperto, ma che non lasciano assolutamente niente nelle coppie che vengono a partecipare al corso. È più una tassa da pagare di 8-9 incontri che non un coinvolgimento nella loro vita personale. Ci sono validissime e bellissime eccezioni, molto belle, anzi direi quasi al 50% di un cambio di mentalità in questa direzione. Però dobbiamo fare di più. E soprattutto dobbiamo coinvolgere le famiglie nella preparazione al matrimonio, possibilmente famiglie solide, possibilmente famiglie affidabili, possibilmente famiglie che hanno un'esperienza di fede, di preghiera, di ascolto della parola di Dio, che siano capaci di mettersi a disposizione del corso, del cammino di fede, non lo chiamiamo più corso, ma chiamiamolo cammino di fede per prepararsi bene al sacramento del matrimonio. Questo occorre realmente metterlo in comune. So che in alcune foranie il cammino di fede è già fatto insieme, intensifichiamolo, facciamolo sempre di più,
Il Presule ha poi aggiunto che si potrebbero indicare altri ambiti di intervento, come per esempio il sociale, le tematiche del lavoro, l'accompagnamento dei fratelli che vogliono presentarsi alla vita pubblica, non solo per partecipare all'agone politico. Insomma, davvero una varietà di interventi su cui puntare, e le unità pastorali, ha detto ancora Monsignora Valentinetti, non prevedono una convivenza di presbiteri, anche se la vita comunitaria certamente non è una cosa ostacolata. E poi ancora una volta sono aggiunte delle indicazioni, delle domande, delle riflessioni dai membri del clero presenti all'incontro. Tra l'altro ha detto Monsignor Tommaso Valentinetti che sulla preparazione al matrimonio per i conviventi suggerisce di fare un cammino di fede per loro che sia diverso da quello proposto invece ai fidanzati che conviventi non sono. Non dico, ha aggiunto ancora il Presule, facciamo le unità pastorali domani mattina, però il Presule ha invitato a cominciare a pensare proprio a questa prospettiva. Ed è tutto per quanto riguarda questa nostra puntata, questa nostra edizione. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia in regia, e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, grazie, a risentirci.